Sì, va bene, ma vediamo un po' il telegiornale, c'era anche altro corrispondente. Io lo fai sta stinto, ogni volta in queste ore, questa si rompe sempre, non so perché. Stiamo importando un salombo banano. Ciao amore, come stai? Ma che hai? Non lo so. Io ho un quartiere per vestiti, che lo fa l'uomo che lo fa davanti, che lo fa la vita. Ma che sta succedendo? Ma è di qui, si trova qui. Ma non lo so, Fabio, non sto capendo più niente. Io non lo so. Cioè qua dice più in radio, più scendo giù. Una cosa da fare, io la cinci, ma non si può, no, io mi ero allontanato, no. C'era per esempio Gennaro e non c'è, c'era anche l'altro amico della 7 e non c'è più completamente. Insomma, qua è rimasto tra un pernacchio e l'altro, io non so se questo è il modo di fare queste o. Ma i pernacchi ci sono dice. Ma che ne so Fabio, boh, che ti vedo lì, c'è anche la Turiddo. Qual è? Presenta mia sorella. Ora sì, sono Turiddo, buono, forte e chiaro. No, perché come qua che parlavamo, quindi pensavo che non mi ascoltavi, comunque buonasera. No. Va bene, no. Iniziati, vado a vestirmi perché stasera sono... Di Drega. Dove vai, Salvador? Vado fuori. Da mangiare? Questo, aggiungi puoi stare, ma se no sei muore. Mi fate provare il sacco sulla microfonica, buonasera. Dopo tanto tempo, ok, no, ma io ero pure qua, con Cristian, però poi purtroppo, come insomma, sono un amico, forse, ma io ho allontanato. Italiani vaffanculo, italiani, io sono greco e italiani vaffanculo. No, veramente, dai, fatemi salutare a Salvatore che non l'ascolto da parecchio tempo. Ciao, Salvatore. Io sono greco, tu sei calabrese, vaffanculo calabrese. Vaffanculo Sicilia, vaffanculo Grecia, vaffanculo Spagna. Perché? No, sono greco. Ma io non sono capendo più niente, ma che io? Abbassata un tempo. Ciao, comunque mia, se mi ascolti, buona serata. Se ti ascolta. Ciao Turiddo, un abbraccione Salvatore, ci sentiamo. Mi raccomando stasera, dacci sotto. Sì, comunque, ciao Salvatore Ruccio Piezzo, ogni tanto ti fai sentire. Ciao Salvatore, se stai vorresti, buona serata, se ci ascolta, ciao. Salvatore è una cosa rara. Pino? Pino? Lascia la pala. Un attimo, voglio sentire la voce di Pino, il calabrese. Scusate, dai, perché l'amico lo vuole in controllo, Chris. No, non succede niente, avete sentito, mi è scorrozzato. No, di più. Ecco. No, non l'abbiamo sentito. Ok, grazie, scusate. Prego, non lo so se l'ha sentita. Ma l'ha sentita a me, sì o no? No. Io l'ho sentita, però... Ma Pino non dice. L'hanno ammazzato. Sì, ieri, l'hanno ucciso. Ma Pino, tu l'hai sentita? No, ho ascoltato Mirko, dai, infatti non mettermi così in imbarazzo. Ah, ho capito, c'è il materasso. Ma, scusate, a che ora è il funerale? Domani mi supplicano. Però c'è da lavare. C'è la musica. Ok. No, comunque stiamo scherzando, amico, per l'amor di Dio. Perché no, no, stiamo scherzando, è vero, non stiamo scherzando, attenzione. No, non è che stiamo scherzando, guarda stiamo scherzando, è la verità. Eh
quindi attenzione. A panciotta siamo nami. Mettelo più qui. A panciotta siamo nami. Sei che puzza. Ah, ok, no, non è perché e come antennino che ci mettiamo? Un antennino telescopico? No. Mi sarebbe fondato tra una cassa di legno? Ieso, perché quella sia un'autobanda, come la farò che scherzo. Dopo lo mettiamo tra una cassa e l'altra, abbiamo capito, va bene. A voi? E che ne so? Ciao. Ciao bambino. Adesso è per esempio. Arrivederla. Comunque amico mio che ti vuole presentare, sì, mia chiamata. Si chiama Felice Cipresse. Cipresse? È il caso che chiamavo Castegno. Ti saluto. Ciao, ciao. Alla donna d'accompagno. Grazie. Però non aggiungiamo altro. No, mi sembrava che è volato. Un riparto, un cortisone. Il signore saluta. È una donna di giornata. La caduta. Mi hanno scritto, se parlo di pallo, Era buon, Cristia. Pinuzzo, dimmi. Ieri ho ascoltato a Gianfranco. Ah, lo hai ascoltato? Ieri, aspetta, no, ieri non ci siamo sentiti con Gianfranco. Come no, è stato ieri, come no? Sì, se ne eravate tutti e due in frequenza. Aspetta, ieri è stato... È venerdì, penso io, se non sbaglio, ieri è stato. Chiamata! Sì, confermo. Confermo, è Gianfranco, fino ad oggi ci siamo sentiti. Qua sono 45. Intanto ci sentiamo, ci vediamo, anche perché siamo vicini. Scappa, amico, se è inutile che chiami forse perché c'è Cristian e ricopre completamente. Nei suoi momenti di pausa ti ascolto, se non negativo. No, vi ho ascoltato ma non potevo riprendere, Cristian. Questo qua, a Fabio, comunque qua il tempo è brutto, adesso si è aggiustato un poco, ma è bruttissimo. Azzia Fabio. No, qua è bello, c'è il sole pieno. Beato te, qua si è aggiustato adesso un poco, ma diciamo così. Tutto con l'ombrellone, mamma mia. E allora faccio io. Sopra l'acqua. Non è che avete sentito Alessandro? Oh, Bino, stasera forza Milan. Oh, lo so che per voi... però io penso... come sono, per me stasera prende 2-1. Che vedi stasera, Bino? Cosa? No, dico, cosa vedi stasera? Stasera? No, io non vedo niente, purtroppo. Perché succede più. Ti dicevo che stasera perde il Milan, anche essendo tifoso, però purtroppo l'unica squadra che può seguire la Juve e l'Inter, il Milan ormai se ne deve andare. Ma quando mai? Come quando mai? Fabio, ormai non c'è più niente da fare, l'Inter è quello che può dare fastidio, se non è così. Ma tu lo sai che ne sarebbe sempre migliore Milan, perciò... Anche se vince il Milan, non fa niente, che se ne deve fare? Accorciano le distanze, però più di altro deve vincere, più di altro, che c'è la Lazio che è sotto da 4 punti.
e può perdere anche la Sergio, che non è detto. Ma... tanto di cose, però... va bene, ormai lo lascio così, funzionare funziona.
domani vai in fiera? Vado domani mattina, Matteo. Ah, che bello, ti invito, sai, andrei veramente a fare un giro, ma non posso, porca miseria, ho fatto quello da fare. No, ma un caro tuo amico ultra 70 che mi do solo un po' buttare, ma chi la non c'è più perché sta la sua nonna d'opera, e allora quando la malattia viene con me, e ci vediamo le stelle autostrada un po' di un'altra, siamo là, ci facciamo la magliattina, e poi veniamo in via 60, noi abbiamo poi 60-70 km al massimo, ma siamo non ce n'è tanti di più. E andiamo là bello presto, così partiamo alle 8, così arriviamo là anche altre, perché io non ci penso di fare le code, no, non mi piace stare di fare le code. Una volta sono stato in un'ora, le code, mi passava la voglia, e ci arrivo lì, che poi loro hanno verso le macchine o qualcosa, e ho già fatto un video di tutto. Quanto viaggio costa? Non si può dire. La Genova, domani c'è fiera, oggi domani non c'è nada di andare bene, non c'è nada. C'è poco? Con la buona 8 viaggio costa. C'è stata la comida sicura. E adesso guarda la prima macchina. Questo è il 28, lo sa, per me è l'unico che mi ha aiutato a fare la notizia.
scusate perché ho preso un telefono, mi devo scaricare il software nel computer, dopo lo accendo. Ok, Massimo. Ma io questo microfono, questo è l'MD1P8, come mi hanno accenduto? Va bene, dopo facciamo. Va bene, Massimo, va bene. Comunque, volevo dire, c'era l'amico Claudio, devi mettere in frequenza, perché è un po' fuori, eh? Io ho fatto io il malapolone, Rosario. Ma come fatto io malapolone? Ma Rosario è 570, però... Ciao, Rosario, ciao. Ma no, allora, tu hai già una voce molto corposa, Claudio, poi stai usando un microfono, va benissimo, io poi ti conosco di persona, so che è la tua voce reale quella, puoi un po' modificarla. L'altra sera stavamo parlando con Angelo qua in zona 2 e gli ho detto di fare una modifica, poi lui ha trovato il suo modo giusto di operare. L'amico dice, provi a collegare un americano, ma io non ci ho comprato la radio per parlare con gli americani, con i tedeschi, con i francesi, io devo parlare con gli amici in Italia, se trovo qualche americano in Italia, che c'è qualche italiano in America che mi chiama, che mi risponde, io ci parlo, cioè non mi sto a preoccupare della mia voce come lui mi ascolta. Però dal momento che una persona mi chiede, oh, come mi ascolti, come posso fare, mi aiuti a sistemare la radio, io cerco di dargli il massimo di quello che può dare la sua radio. Se poi a lui, a un corrispondente piace una modulazione personale, se la sistema lui, uno gli può dire sì, è comprensibile, no, non è comprensibile. Nel caso di Angelo, sei comprensibile al 101%, ok? Sì, ho capito, ti ringrazio. Ma solamente il discorso che non riuscivo a abbattere l'innesto che mi dava l'ascolto con le mie cuffie che usavo normalmente. Ho preferito un paio di cuffie professionali e questo disturbo è venuto a cessare, diciamo. E mi permetto quindi in cuffie di regolare quello che è la voce che diciamo il tipo di modulazione che volevo ottenere, niente adesso il settaggio è su FP. Secondo mio orecchio quello che voglio fare io dovrebbe andare bene così, cioè va bene così. L'unico discorso era avere che mi ha già dato un discorso dall'altra parte dell'antenna, niente. Comunque ti ringrazio, buona serata ancora a te. Angelo, mi permetti una cosa, tu sei capace a dare nel sotto menù? Nel sotto menù intendi? Ti senti chiamare il cavetto ACC dietro, cavetto come segna c'è un apparato, vai in un sotto menù, e lì ci sono tutti i parametri, questo vuol dire questo è sto usando un 5-3 in questo momento. Menu interno originale, menu 42 uguale a 30 in positivo, menu 43 uguale a 70 in positivo, menu regolati da sottotitolo, invece 42 l'abbiamo portato a meno 110 e 43 a meno 70, e questo è come si può modulare questa radio qua. Quindi non riesce ad allargare più di tanto la modulazione, però riesce a dare quella profondità che è più gradevole. Sì, ti ringrazio. Allora, hai detto tanti numeri che in questa giornata diciamo troppo veloce. Se puoi ripetere quello che è da fare il conticello sul lato diciamo più indietro della radio, mi sono capito AC2.
attimo. Chi è che mi chiamava? Un secondo, Lucio, hai capito? Mi arrivi a 8 qua a Milano. Va bene, davanti chi mi chiamava? Ciao Rosario, 73 Cordiali, 5 Igor, alias 5 Giovanni. Niente, sto provando un microfono su sto cartofo qua, volevo sapere come andate. Va bene Giovanni. Sì, allora, è il solito carciofo, chi era sapete che gli ho cambiato il microfono. Adesso volevo fare un'altra posizione, se la modulazione mi interessava di sapere se è larga o se è decisamente stretta, di un po' l'orario. No, va bene Giovanni, non c'è nessuna anomalia, ma è fin troppo bene. Vado fin troppo bene, d'accordo. Ora ho inserito il paper, vediamo un po' se la cosa si comporta sempre come prima o se la modulazione tende a stringersi o se invece è venuta fuori soltanto qualcosa di più presente. A te Rosario. Sì, tende a stringere Giovanni, tende a diventare stringola. Sì, ma di molto rispetto a prima, aspetta un po' si abbassa un attimo, aspetta un po', vola. Ecco, di più però non posso abbassare. Ecco, ti chiedevo appunto quanto tende a stringere di molto? Un pochettino, sì, si sente la comunque. Comunque rimane sempre una modulazione passabile? Per me è ottima, più che buona, poi vai. Sì, ora sono ritornato senza il compressore di dinamica, è un tipo particolare come tu sai, è un clipping questo, ora sono ritornato nuovamente senza il clipping, naturalmente si sta allargato un pochino e ci sarà meno presenza radio, vero? Sì, così va bene, si sente proprio la voce diventa più rotonda, sembra quasi che stai utilizzando una radio con un DSP. No, non me lo dire. Guarda Giovanni, ti faccio... Oh, parla un attimo, vediamo se viene quanto è alto. Ola 1, 2, 3, cavallo carrozzere. Un attimo che faccio la registrazione a Giovanni. Attenuo fortissimo il segnale e ti faccio una registrazione così e una registrazione con la... Però io purtroppo non le posso assemblare perché finisce una, cancello quell'altra e ricomincio. Scusa, li faccio ascoltare separatamente. Ok Giovanni, quando sei pronto vai. Ok, io sono pronto, ti puoi andare. Ti ripeto, questa è la posizione numero uno, non sei soltanto inserito, dopo andrò a fare l'altra posizione, che la chiameremo posizione numero due e vado a inserire il centro. Ti ringrazio per la gentilezza, un attimo solo che vado a inserire la posizione numero due. Questa è la posizione numero due, come guadagno del clipper intorno ai 0,2 dB. Adesso provo a guadagnare col clipper e a portarlo a 3 dB di guadagno e adesso provo a portarlo a 6 dB di guadagno. Io ho ancora dei dB di guadagno, ma penso che già è troppo forte. Ritorniamo a 3 dB di guadagno e ritorniamo a 0 dB di guadagno sempre con il stico processo inserito. Ora vado a rilanciare questo carciofo e ora qua sono nuovamente senza il clipping inserito, tutto qua. Ti ringrazio Rosario, spero che non mi abbiano disturbato, così abbiamo voglia di aspettare bene la registrazione. Per te Rosario, 5 Giovanni. Sì, non ci siamo capiti. Non devi fare i vari passaggi col clipper, l'ha inserito, l'inserito. Fai 15 secondi con in questa maniera, dopo stacchi, ti fermi, io ti faccio riascoltare la registrazione e poi fai la seconda modifica. Ma non me ne fare assieme, non ho molto spazio per registrarti, capito? Ok, ricevuto, d'accordo. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, sono confermazione, questa qua è senza clipper inserito, cioè Rosario per te. Vabbè, te la faccio sentire. 1, 2, 3, 4, 5, sono San Marcello e questa qua è senza clipper inserito, cioè Rosario per te.
mai con i clip inseriti? Ok, Rosario, ora siamo con i clip inserito e Marcello ho messo sotto l'SM8. Non so se sono perfettamente in onda, comunque vai Rosario. No, vai, vai, vai. 1, 2, 3, cavallo, carrozzere, ciao Marcello. Sì, senti, differenza? 3 cavallo carrozzere, ciao Marcello. Ma hai messo su l'SM8 o un MG1V8? No, ho messo su l'MG1V8 sul TR7. Adesso sono col filtro inserito, da solo. E ora vado senza il filtro inserito, ma vedo. Vedo che può Marcello, mettendo la posizione 50 kg, lo fa viaggiare il TR7, Però non so se sono perfettamente in onda, vedi un attimino. E allora se sono in onda, questa è la mia modulazione con un MG1V8, tutto va avanti per te, Rosario mi fa girare per il Marcello. Ma sei in onda? Va bene, aspetta un attimo. Poi Marcello, mettendo una posizione 50 kg, lo fa viaggiare il TR7, Però non so se sono perfettamente in onda, vedi un attimino se sono in onda. E allora se sono in onda, questa è la mia modulazione con un MG1V8. Avanti per te, Rosario deve far girare per il Marcello. No, senti. Secondo me è buona. Prova a dargli un punto due in più di DB al clipper. Sì, ma ora sono senza il clipper, Se vuoi sentire il clipper te lo faccio inserire, Quello già modo anche troppo forte, un attimo Marcello, Così sono con il clipper inserito a 3 divisi ad anno. Ora ho riporto a 0, senza il clipper inserito. Un attimo solo che vado a sganciare il clipper. Ma non è dire, ma dove sono? Senza il clipper, mai si viene intorno alle ore 13. Tutto là. Ma non c'è modo a parlare, Avanti Marcello. Aspetta. Aspetta Marcello che qui te la faccio sentire velocemente la modifica che hai fatto, ce l'ho fatta a fare la soffiata, Provo, Di guadagno, così sono come qui presento a 3 di guadagno. Ora lo riporto a 0, inserito, un attimo solo che vado a lasciare il clipper. Ma non è di... E così sono nuovamente senza il clipper, con un magicino intorno alle ore 13, tutto va. Di 8-9, la modulazione 5 completa.
grazie Rosario e buon appetito, stacco su così combinazione. Vi saluto tutti, saluto anche tutti gli altri. E una buona notte, ciao, arrivederci. Sì, ma chi è che sei? Vabbè, niente. È uno dei tanti, dai, Luigi. Qualcuno che fa le prove. Sì, sono tornato. Sì, poi ti racconterò. Va bene. Tutto bene, tutto bene. Tutto quasi finito. Va bene, dai. Allora, arrivi benissimo, fortissimo e benissimo. Mi dai poi come vado io qua, perché c'è un bel po' che non sono polveri qua, eh. Tutto lì. Piove, se non piove da quelle parti, quando per cambiare. Rosario, vabbè, siamo alla stessa marca. Aspetta, va. Sì, un attimo, signore, io mi devo salutare. Però mi devo staccare la radio, mi stanno arrivando a casa degli ospiti, devo andare a cena, per cui, cioè, non a cena, devo andare a fare gli onori di casa. Vi saluto, grazie per le quattro chiacchiere, scusatemi se mi sento così maleducatamente, però devo andare a ricevere gli ospiti. Ciao Giovanni, ciao Luigi, due Rosario. Ci si ascolta magari sul tardi della serata. Buon proseguimento, buona cena per tutti, ciao. Sì, Rosario, prima di scappare, ridami quei 15 secondi che voglio sentire ancora le stazioni in questa posizione. Stati ancora Rosario, eccomi qua, ho finito, vai Rosario. Poco, vai. Allora, 1, 2, 3, ti saluto, ciao Rosario, mi ha fatto piacere ascoltarti. Ti devo dire che esce una maniera meravigliosa, eh. Ma anche lui riesce bene, soltanto che sento tanto un po' di vento male, un po' di rumore, vai Rosario. Ciao, ciao. Va bene. Ciao. 1, 2, 3. Registrazione? Fantastica! Ciao! Ottima! Ottimissima! Adesso prendo un pullman, arrivo su Rosario, eh. Visto che si mangia, di stasera vengo anch'io, dai. Va bene, ciao, a risentirti. Oh, Giovanni, ma di quale sei leggermente sotto i 40? Ciao, Giovanni. Ciao, ciao, Giovanni. Vediamo chi è. Sì, infatti dicevo, forse mi sono venuto onda. Perché l'apparato poco, può darsi che non sia perfettamente in disordine, dai Luigi. Saluto anche l'amico che ha detto ciao Giovanni, adesso poi lo facciamo entrare. Dice un po' Luigi, se casino è quel rumore di vento là che ti sento sotto vai a chiacchiere? No, aspetta, io vento non ce n'ho al momento qua, eh. Oh, c'è qualcosa di strano. Ti sento un rumore come se fosse alternata. Grazie fuori, vabbè dai. Va bene. Hola.
guarda, no, su questo sto ronzio viene sei scavo del microfono. Così stanno un po' tempo e non vedo che ne esce praticamente niente. E quando non parlo non ce n'è proprio, cioè non esce niente, sono tirato al massimo.